Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa puntata di Sinfercast. Questa puntata è dedicata ad un tema di sicuro interesse per la medicina fisica e riabilitativa e per l'attività del medico fisiatra, legata alle problematiche della persona con lesione del midollo spinale. In particolare si parlerà di lesioni midollari ischemiche e ce ne parlerà in dettaglio il dottor Jacopo Bonavita, direttore presso l'ospedale di Pergine Valsugana, l'ospedale Villa Rosa, che fa parte dell'azienda provinciale dei servizi sanitari della provincia di Trento, nonché coordinatore della nostra sezione Sinfer sulle problematiche riabilitative delle persone con lesione del midollo spinale. Ringraziamo il dottor Bonavita per aver accettato il nostro invito e gli lascio volentieri la parola. Grazie dottor Boldrini, buongiorno a tutti. Mi presento, come ha detto il dottor Boldrini, sono un fisiatra, lavoro presso l'ospedale riabilitativo Villa Rosa, che si trova a Pergine Valsugana, vicino a Trento, ed è l'ospedale riabilitativo della provincia autonoma di Trento che gestisce tutti i casi di neuroriabilitativi, tra cui appunto abbiamo anche i letti codice 28 per le lesioni midollari. Oggi parliamo di lesioni midollari ischemiche, sembra un argomento di nicchia, ma in realtà non lo è, come vedremo. L'indice è questo: parleremo prima di anatomia del sistema arterioso spinale, poi di emodinamica e fisiopatologia, poi vedremo quali sono le cause di ischemia spinale, le più frequenti e anche le più strane, i vari quadri clinici che possono verificarsi, gli indicatori per l'outcome e poi arriveremo alle conclusioni. Come dicevo, le lesioni midollari ischemiche sono un po' la cenerentola delle mielolesioni, perché solitamente sono una diagnosi complessa, difficile, in molti casi la diagnosi viene solo fatta per esclusione, ma invece chi ha esperienza in reparti di unità spinale vede che i casi di lesioni midollari ischemiche, come quelli delle lesioni midollari non traumatiche in generale, sono in grande aumento. C'è grande interesse sulle lesioni di tipo ischemico, anche se le conoscenze non sono sempre sufficienti in noi medici riabilitatori. Le cause, come dicevo, sono diverse, per cui non possiamo considerarle come un'unica patologia, ma dipendono molto dalla causa primaria che determina l'ischemia del midollo. Partiamo dalla vascolarizzazione del midollo spinale. Quali sono le afferenze arteriose al midollo spinale? Fondamentalmente sono tre. Se diciamo partiamo dall'alto, abbiamo le afferenze attraverso le arterie vertebrali, le due arterie vertebrali che sono posteriori, prima di convergere nell'unica arteria basilare, lasciano due rami che sono definiti come rami diciamo afferenti al midollo spinale, al circolo midollare spinale. Poi abbiamo i rami delle arterie intercostali posteriori, che in modo diverso e molto vario afferiscono al midollo spinale sia da destra che da sinistra, in modo anatomicamente non costante, per cui molti pazienti hanno più o meno arterie intercostali posteriori che portano afferenze vascolari al midollo. Poi esiste la terza afferenza più importante, che è l'arteria radicularis magna o arteria di Adamkiewicz, che è un'arteria molto importante e che entra nel midollo spinale, spesso è monolaterale, spesso da sinistra, come vedremo, e che determina la vascolarizzazione della parte inferiore del midollo. Come dicevo, possiamo vedere, noi abbiamo le arterie intercostali che portano attraverso l'arteria intercostale posteriore all'arteria radicolare posteriore e poi afferiscono al midollo spinale, così come le intercostali attraverso la parte anteriore invece, cioè l'arteria spinale anteriore, portano la vascolarizzazione alla parte anteriore del midollo. Lo vediamo meglio nella parte qui in basso: dall'arteria intercostale abbiamo l'arteria radicolare che si separa in due rami, uno anteriore e uno posteriore del midollo.
Questo è un reperto storico, stiamo parlando di fine 800, anzi della metà dell'800, 1882 per la precisione, sì, e questi sono gli scritti del professor Adamkiewicz, polacco, che fu il primo a studiare approfonditamente la vascolarizzazione del midollo e, come vedete, era già estremamente interessante, nel senso che illustrava a sinistra la vascolarizzazione del midollo attraverso le due arterie vertebrali. Al centro vedete l'arteria che poi ha preso il suo nome, l'Adamkiewicz, e nella parte bassa la vascolarizzazione del rigonfiamento spinale lombare. Ora, l'arteria di Adamkiewicz, come vi dicevo, è fondamentale perché entra nel midollo spinale a vari livelli e, come si vede nella figura in alto a destra, c'è una grossa variabilità. Normalmente l'arteria di Adamkiewicz entra solo da un lato, prevalentemente dal lato sinistro, cioè gli istogrammi neri, prevalentemente a livello o di T11 o di T12 o di L1 o di L2 o di L3 al massimo. Questi sono bene o male la variabilità, però vedete che esistono anche casi anatomici in cui l'Adamkiewicz entra nel midollo all'altezza di T9 o all'altezza di L5, e queste variabilità anatomiche influiscono in modo importantissimo sulla vascolarizzazione del midollo, perché l'Adamkiewicz, quando entra nel midollo attraverso l'arteria intercostale, fa un tornante, una curva importante, e va a vascolarizzare solo la parte midollare distale rispetto al suo ingresso, quindi caudale. E invece la parte diciamo più rostrale al di sopra dell'arteria di Adamkiewicz è una parte che viene vascolarizzata raramente e solamente dal circolo intercostale più alto. Questo determina alcune problematiche di irrorazione, per cui se l'Adamkiewicz entra nel midollo molto in basso, c'è un grosso rischio di avere delle ischemie subito sopra all'ingresso dell'arteria a livello midollare, perché è un territorio di confine poco vascolarizzato. Lo vediamo qui in particolare per quanto riguarda la vascolarizzazione delle arterie spinali. Vedete che esistono due arterie spinali posteriori, ASP, esiste un'arteria spinale anteriore e poi esiste quella che viene definito il plesso piale o la vasocorona, che è un circolo vascolare che circonda il midollo e che fa una corona arteriosa all'interno del midollo. Le vascolarizzazioni del midollo all'interno del midollo spinale sono prevalentemente fatte attraverso due rami principali, che sono appunto l'arteria spinale anteriore e la vasocorona. Lo vedremo in particolare da questa immagine. Vedete che l'arteria spinale anteriore, che qui è in alto, entra senza lasciare molte ramificazioni nel midollo e all'altezza della parte centrale del midollo, delle corna anteriori, irrora prevalentemente le corna anteriori con un senso centrifugo. Quindi dal centro la vascolarizzazione è centrifuga. Al contrario, invece, tutte le arterie, la parte arteriosa del plesso piale, quindi la vasocorona, ha una vascolarizzazione di tipo centripeto. Questo vuole dire che fondamentalmente i due sistemi vascolari, quello anteriore e quello del plesso piale e delle arterie spinali posteriori, hanno territori di irrorazione diversa. E vedete che appunto la spinale anteriore irrora prevalentemente le corna anteriori del midollo, dove risiedono i motoneuroni spinali, e le colonne intermedio laterali, e al massimo la base delle corna posteriori. Invece il plesso piale irrora prevalentemente la sostanza bianca, quindi una sostanza decisamente più resistente all'ischemia, al contrario dei grandi motoneuroni. Quindi possiamo dire che si vengono a generare
due territori di confine importanti: il territorio dell'arteria spinale anteriore, che è quello prevalentemente delle corna anteriori, e il territorio dell'arteria spinale posteriore, che è quello soprattutto dei cordoni posteriori, i fascicoli di Golle-Burdach del midollo spinale. Questi due territori, che vedete illustrati anche nelle immagini a sinistra, sono molto distanti e tra loro hanno una zona che è una zona di passaggio, quella che viene definita zona spartiacque, watershed zone, una zona nella quale appunto il territorio dell'uno non viene spesso compensato, se ci fossero dei problemi, dal territorio dell'altro sistema, sistema centrifugo e sistema centripeto. Questo sta a significare fondamentalmente che esistono in queste zone spartiacque un grosso rischio di avere delle ischemie. Vi faccio notare che le ischemie possono interessare quindi prevalentemente la parte più esterna delle corna anteriori, e questo è importante, come vedremo, nella sindrome centromidollare, con un correlato clinico importante. Questo è semplicemente per citare un articolo estremamente interessante di studio della vascolarizzazione midollare, che è abbastanza recente, il 2013, e che si trova free in rete, che quindi può essere utilmente studiato. Quali sono i meccanismi fisiopatologici dei danni ischemici nel midollo? Fondamentalmente sono due, ma possono alla fine essere raggruppati in uno stesso. L'ischemia deriva o dal fatto che si possono verificare dei furti arteriosi e quindi delle zone di sovraccarico arterioso che depauperano invece altre zone e che quindi possono causare ischemie in altre zone, oppure al contrario, oppure anche ci possono essere delle inadeguatezze del sistema circolatorio arterioso, soprattutto nei punti in cui, a causa di un'ipotensione generale, per esempio, la vascolarizzazione non viene ben compensata tra i sistemi centripeto e centrifugo. Quindi, in realtà, proprio in quelle zone spartiacque che dicevamo prima, che sono particolarmente sensibili all'ischemia. Quindi, noi abbiamo fondamentalmente anche un aspetto di tipo emodinamico. Il flusso vascolare lungo il midollo spinale fondamentalmente è sempre in senso rostro-caudale, e quindi la vascolarizzazione sia dell'arteria spinale anteriore che delle arterie spinali posteriori sono dalla testa verso il rigonfiamento lombare. Questa situazione è normale, ma in alcuni casi, come vedremo, si possono generare delle alterazioni di questo flusso con delle problematiche di tipo ischemico. In particolare, come vedete, esiste una zona molto a rischio di ischemia, che è la zona subito sopra l'ingresso dell'arteria di Adamkiewicz, perché l'arteria di Adamkiewicz, come vi dicevo, entra a livello del midollo spinale a livelli variabili dal lato sinistro prevalentemente verso il basso, e quindi la parte subito sopra viene irrorata, vascolarizzata esclusivamente dal circolo che proviene dall'alto. Se il circolo che proviene dall'alto non è sufficiente, la zona subito sopra l'ingresso dell'arteria di Adamkiewicz è una zona ad altissimo rischio di ischemia. Che cosa può salvare questa zona dall'ischemia? Le possibili afferenze dalle arterie intercostali, che possono essere anatomicamente estremamente variabili, possono essercene più o meno. Esistono pazienti o persone che hanno anche 8-10 arterie intercostali che afferiscono al midollo spinale, altre persone che ne hanno solo 2 o 3 di arterie intercostali che afferiscono al midollo spinale, e questo può causare grosse differenze a livello della vascolarizzazione. Per esempio, questo, che è un articolo estremamente interessante, già abbastanza datato, descrive il furto che si può verificare nel caso in cui ci sia un intervento di clampaggio aortico. Il clampaggio lungo l'aorta può generare il fatto che
normalmente la vascolarizzazione della parte inferiore del corpo sotto il clampaggio aortico viene a dover necessitare di un'inversione del circolo in cui la ARBA, che sarebbe l'arteria di Adamkiewicz, non porta più sangue verso il midollo, ma porta sangue verso l'aorta e quindi determina un furto a livello del midollo spinale. Questo può spiegare in diversi casi perché abbiamo dei pazienti che durante un intervento per sostituzione di parte dell'aorta o per aneurismi aortici hanno come conseguenza un'ischemia midollare anche importante. Dal punto di vista quindi fisiologico abbiamo visto che è molto importante qual è il flusso vascolare arterioso, la possibilità che ci siano delle forme di furto arterioso. Peraltro, lo cito così rapidamente, esiste anche una capacità, diciamo, vasocostrittiva o vasodilatatoria delle arterie spinali che può essere similare a quella cerebrale. Ma anche il circolo venoso ha una sua grande importanza. In addizione, quindi, oltre ai problemi del circolo arterioso, i disturbi di tipo venoso, del drenaggio venoso a livello midollare, possono portare, visto lo scarso differenziale arterovenoso, ad una forma di deficiente circolazione midollare con conseguente ischemia. Questo per fare una pausa facendo vedere le montagne che sono in Trentino e adesso andiamo avanti. Quindi quali sono le cause di ischemia? Intanto dobbiamo subito distinguere il fatto che noi abbiamo delle ischemie acute del midollo spinale, ma abbiamo anche forme subacute o croniche o intermittenti. Per esempio nelle cause meccaniche come la classica claudicazio vascolare degli arti inferiori, noi abbiamo dei pazienti che a causa di malformazione del circolo possono avere delle forme subacute o croniche o addirittura intermittenti a seguito di sforzi o di attività fisica che possono portare ad un deficit di vascolarizzazione del midollo. Nei bambini in particolare l'ischemia midollare deriva da dei traumi senza lesione diciamo di tipo osseo, ma una delle cause principali che vediamo ultimamente è la chirurgia aortica. In altri casi sono casi di ipotensione, quindi pazienti che hanno delle forme di arresto o di ipotensione importanti o di shock possono esitare con delle ischemie midollari e quindi delle vere e proprie paraplegie, anche l'arresto cardiaco. L'arteriosclerosi o le embolie possono ovviamente avere una parte in questo, ma non sono rari i casi in cui durante un intervento chirurgico di correzione, per esempio di scoliosi gravissima, si determina uno stiramento acuto prevalentemente dell'arteria spinale arteriore durante un'ipercorrezione e questo può portare ad una paraplegia secondaria a interventi di correzione della scoliosi. Possono esserci anche rimozione di masse compressive, per esempio la rimozione di un meningioma o di un neurinoma a livello midollare può portare ad una improvvisa ipervascolarizzazione di una zona che era invece cronicamente ischemica e che quindi può portare ad un meccanismo di furto nelle zone vicine. Esistono anche forme idiopatiche, oppure anche forme rare come l'anemia falciforme occulta, oppure emboli addirittura per terapie intramuscolari, come vedremo. Dal punto di vista delle mielopatie non traumatiche, le lesioni ischemiche non sono così rare. Come vedete, sono almeno il 10-11% delle lesioni di tipo non traumatico midollare, anche se ovviamente la parte del leone lo fanno le stenosi spinali, le metastasi, quindi le problematiche neoplastiche o le problematiche infettive. Per quanto riguarda per esempio la riparazione endovascolare aortica, la letteratura ci fa vedere che esistono rischi di ischemia midollare
dal 2 al 10% dei casi di intervento di riparazione endovascolare aortica. E esistono diversi fattori di rischio che ci possono far supporre che questi pazienti, alcuni di questi pazienti, possono avere dei fattori di rischio più evidenti di altri. Come vedete, l'età, l'ipotensione perioperatoria, l'insufficienza renale o l'ipertensione, oppure altri fattori di rischio legati all'intervento chirurgico. Non è raro, anzi è abbastanza frequente, che l'ischemia a seguito di intervento di chirurgia aortica nel midollo spinale, quindi una paraplegia, non si verifichi già al risveglio, ma nelle 24 ore seguenti l'intervento chirurgico, quindi la delayed onset ischemia. Esistono poi dei casi molto rari e molto particolari di ischemia midollare, come per esempio questo è un articolo già datato del 92, in cui inoculazione intramuscolare di penicillina con deposito di sostanze emboligene a livello del gluteo possono portare a degli emboli che portano poi a un'ischemia midollare. Sembra una cosa molto rara, ma è riportato che nei paesi del terzo mondo queste cause sono ancora di una certa frequenza. Esistono anche delle compressioni da parte dei pilastri diaframmatici che possono portare a un'ischemia midollare, e queste compressioni possono essere modificabili a seconda dell'atteggiamento in lordosi o si attenuano in cifosi, e quindi può essere un dato utile da ricordare, oppure un caso di ischemia falciforme come vedete qui in basso. Sono con una certa frequenza presenti le ischemie midollari nei bambini. Questa è una review della letteratura che ci fa vedere che soprattutto i traumi minori del midollo spinale, dove non c'è un trauma vertebrale osseo nei bambini, possono portare ad una secondaria ischemia midollare con una certa frequenza. Questi invece sono, come vi dicevo, le complicanze di ischemia midollare conseguenti a interventi di chirurgia su scogliosi. E quindi vedete che ci sono lo 0,43% di interventi che possono portare a ischemie intraoperatorie, o lo 0,01% che possono portare a ischemie midollari ritardate, quindi nell'arco delle 24-48 ore seguenti l'intervento chirurgico. E queste spesso sono anche legate ad una ipotensione che è una concausa di questo. Bene. Dopo questa parte introduttiva importante, forse anche un po' noiosa, ma che comunque era necessaria, passiamo al quadro clinico. Intanto, al contrario delle lesioni traumatiche, le lesioni ischemiche raramente colpiscono un solo mielomero, per cui non possiamo definire una lesione midollare come una lesione che taglia il midollo spinale in modo netto come in un trauma vertebrale, ma le lesioni midollari spesso colpiscono più mielomeri. Ne risentono ovviamente maggiormente i sistemi che hanno un maggior metabolismo, quindi chiaramente la sostanza grigia più della sostanza bianca, e quindi in particolare i motoneuroni alfa, che sono i motoneuroni con il maggior metabolismo presente a livello del midollo spinale. Da questo si determinano dei quadri che, colpendo il secondo motoneurone, raramente portano a dei quadri spastici, per cui noi spesso avremo delle ischemie midollari con dei quadri di pseudopollio, quindi con un danno motoneuronale. Avremo dei pazienti con una scarsa spasticità, anzi assente, delle due un'ipotonia, una flaccidità e un danno realmente periferico. La sintomatologia centrale, quindi spasticità sottolesionale, sono più rare, al contrario dei traumi vertebrali, e sono, come dicevamo prima, maggiormente colpite le zone spartiacque.
Il quadro generale quindi è che nelle situazioni acute, quindi come può essere un'ischemia a seguito di un intervento di chirurgia aortica o di altri tipi di ipotensioni importanti, noi possiamo avere un quadro di ipotonia prevalentemente esclusivamente agli arti inferiori. Come vi dicevo, le zone spartiacque sono di solito dorsali, toraciche o lombari alte, quindi abbiamo pazienti con dei danni che solitamente possono andare da T8, T9, T11, T12, L1, L2 e quindi pazienti paraplegici con quadri ipotonici, spesso le lesioni sono incomplete, c'è una prevalenza di deficit motori sui deficit sensitivi, quindi pazienti con una sensibilità conservata e una paralisi flaccida e quadri spesso a macchia di leopardo. Le localizzazioni, come dicevo, sono prevalentemente toraciche o lombari alte. Le problematiche viscerali non sono costanti come nei traumi vertebromidollari. Il quadro può essere anche a volte evolutivo nel giro di alcune ore. Classica situazione è il paziente che si presenta al pronto soccorso con dei sintomi scarsi, poco definibili, che viene quindi rimandato al domicilio e si presenta qualche ora dopo con una franca paraplegia. E questi sono abbastanza classici. Le situazioni invece di tipo ischemico cronico sono di altro genere, per esempio la claudicazio. Sono estremamente variabili, sono pazienti che presentano durante performance fisiche come lunghe camminate, lunghe passeggiate e corsa, la presenza di crampi, di deficit motori che poi col riposo regrediscono. Questi sono particolarmente complessi da diagnosticare. La risonanza magnetica è sicuramente l'esame con mezzo di contrasto, è sicuramente l'esame principe per fare diagnosi di lesioni ischemiche del midollo spinale. Esistono altri tipi di diagnostica, l'esame del liquor, ma sono soprattutto diagnostiche che ci servono per escludere altre cause di tipo infettivo, per esempio, oppure di tipo trombofilico, trombotico, oppure per le vasculiti. Quindi tutti questi screening sono importanti per andare ad escludere altre cause che possano essere cause o concause di lesione midollare ischemica. Il classico quadro della lesione midollare ischemica è la sindrome centromidollare. Quindi la sindrome in cui, come vedete, e possiamo davvero recuperare i dati che vi ho detto all'inizio, lesione ischemica che deriva dall'arteria spinale anteriore, in cui la sostanza grigia, le corna anteriori in particolare, sono particolarmente lesionate e quindi pazienti che hanno un deficit prevalentemente caratterizzato di tipo motorio, se sono alte, come per esempio nelle lesioni tipo cervicale, avremo una lesione sospesa con gli arti superiori più deficitari degli arti inferiori, ma non sono rare queste forme anche delle lesioni toraciche di tipo ischemico. Un'altra caratteristica è quella della sindrome anteriore, midollare anteriore, che spesso è dovuta nelle lesioni toraciche proprio ad una lesione dell'arteria spinale anteriore, quindi con tutto il territorio dell'arteria spinale anteriore che ne risente, mentre la parte posteriore del midollo, dove abbiamo la sensibilità tattile propriocettiva, viene risparmiata e quindi sono pazienti prognosticamente complessi, con una scarsa evolutività, con una sensibilità conservata e un quadro neurologico di paraplegia spesso ipotonica. È molto più rara la sindrome dei cordoni posteriori, quindi la sindrome nella quale il paziente ha un risparmio motorio e un deficit prevalentemente sensitivo. Il quadro in questi casi sarà quello prevalentemente di tipo atassico sensitivo. La scala ASIA che tutti conosciamo e che ha un importante valore di tipo prognostico nei pazienti con trauma, nelle lesioni di tipo ischemico perde un valore prognostico così importante, per cui non possiamo prevedere già in fase acuta, a seconda del livello neurologico e della completezza o incompletezza del quadro, non possiamo prevedere, come dicevo, la possibilità di una prognosi basandoci esclusivamente sulla scala ASIA. Quindi andiamo a vedere quale può essere l'outcome di queste lesioni midollari. L'outcome è in molti articoli comparabile
a quello delle lesioni traumatiche, quindi lesioni ischemiche con un outcome simile a quello delle lesioni traumatiche. Qual è la vera cosa che cambia nei pazienti ischemici rispetto ai traumatici? L'età. I pazienti ischemici sono solitamente più anziani e la mortalità. Le lesioni vascolari possono portare o comunque sono correlate ad un'elevata mortalità in pochi anni. Come vedete nel grafico in basso a destra, la sopravvivenza dei pazienti con ischemia midollare negli anni è molto ridotta rispetto a quella dei pazienti traumatici, e questo non è legato esclusivamente all'età, ma anche al fatto che le lesioni midollari ischemiche sono solitamente correlate ad altre patologie di tipo vascolare, cardiochirurgico, cardiologico, pressorio, che sono già di per sé lesioni ad alta mortalità. La durata di degenza nelle lesioni ischemiche solitamente è più breve di quelle delle lesioni traumatiche, ma i guadagni funzionali sono solitamente simili. Questo è un lavoro fatto qualche tempo fa che fa vedere fondamentalmente che l'unico valore significativo che cambiava tra i pazienti ischemici e traumatici era proprio solo la durata di degenza, mentre non era significativo il guadagno della scala SHIM e altri livelli e altri parametri presi in considerazione. Anche questo lavoro importante, con una casistica importante che utilizza la FIM come indicatore, dice che quando vengono diciamo matchati i casi traumatici con i casi vascolari a parità di durata di degenza e di altri parametri, gli outcome funzionali non sono significativamente differenti. Qual è un altro aspetto interessante delle lesioni ischemiche? Come ho già detto, è che c'è una prevalenza delle lesioni di tipo incompleto, e che questo ci permette di raggiungere quindi obiettivi riabilitativi che sono correlati al quadro funzionale ASIA, così come nelle lesioni traumatiche. Anche questo, che è un lavoro molto recente di Giorgio Scivoletto, che ha utilizzato l'EMSC, quindi il registro europeo sulle lesioni midollari, parla del fatto che non ci sono differenze negli outcome riabilitativi tra lesioni ischemiche e lesioni traumatiche per tutti gli outcome che vengono considerati. Qual è il setting appropriato? Molta letteratura ha paragonato gli outcome di pazienti ricoverati in setting specifici come le unità spinali codice 28 con altri reparti di riabilitazione generale, e anche questo, che è un articolo già abbastanza datato del 2006, conclude dicendo che il setting più appropriato anche per lesioni midollari non traumatiche, tra cui appunto quelle ischemiche, è comunque un reparto di tipo specializzato, quindi le spinal unit, le unità spinali codice 28 in Italia. Ringrazio i medici della mia unità operativa, perché durante questo periodo di pandemia abbiamo potuto lavorare e quindi anche prendere in considerazione questi casi e tutto questo lavoro che facciamo. Ringrazio anche il dottor Michele Zarbo dell'unità spinale del Niguarda di Milano e il dottor Luca Perrero, che è peraltro sempre nella sezione lesioni midollari della SINFER, a cui peraltro invito a iscrivervi. In conclusione, quindi, le lesioni ischemiche sono un gruppo molto eterogeneo di patologie che hanno diverse cause e concause, e forse sarebbe più corretto non parlare di lesioni midollari ischemiche come un'unica entità, ma un comune meccanismo finale di ischemia, ma con cause molto diverse. Con questi limiti, i quadri clinici possono essere dedotti da una buona conoscenza dei meccanismi fisiopatologici della circolazione spinale, come abbiamo detto all'introduzione di questo webinar. La letteratura accomuna in modo arbitrario e in un unico gruppo queste lesioni ischemiche, ma se unifichiamolo e le consideriamo un unico cluster, possiamo descriverne alcuni aspetti comuni, che sono l'età, il livello lesionale, l'incompletezza e la mortalità
precoce. Gli indicatori di esito di questo cluster comunque non differiscono in modo sostanziale dalle lesioni traumatiche. Concludo dicendo che la ricerca sulla fisiopatologia e le problematiche vascolari del midollo, visto anche l'incremento di questa patologia a livello della popolazione, è da implementare sia nell'ambito riabilitativo, ma forse soprattutto a scopo preventivo, quindi nelle valutazioni preoperatorie che devono essere fatte, per esempio, quando ci si approccia a dei pazienti con problematiche vascolari importanti o con altre situazioni in cui un'ipotensione possa essere prevedibile. Io con questo concludo. Lascio la mail per eventuali necessità di chiarimenti ulteriori. Vi ringrazio e vi saluto. Ringraziamo il dottor Bonavita per questa presentazione molto esaustiva e completa e molto, posso dire, veramente molto chiara. E avrei solo un piccolo, così, diciamo, punto che forse varrebbe la pena di approfondire, perché hai parlato molto specificamente del maggiore rischio di mortalità di questi pazienti rispetto alle persone con lesione midollare traumatica, a fronte invece di un recupero nei sopravviventi, diciamo, non sostanzialmente diverso e in qualche caso anche soddisfacente. Sui meccanismi o le cause di questa maggiore mortalità e sui tempi in cui questo rischio maggiore si palesa, potresti darci qualche informazione in più? Grazie. Sulla tempistica torno un attimo su una slide precedente che è questa fondamentalmente, nella quale si vede che la sopravvivenza portata a uno, la sopravvivenza di tutti i pazienti in fase acuta, vediamo che i tempi a 10 anni la mortalità di questi pazienti raggiunge almeno il 50%, se non di più, e vedete che a 12 anni siamo intorno al 30% di sopravviventi. Sulle cause della mortalità, in realtà la letteratura è molto generica, e così come anche i tipi di ischemie midollari sono veramente molto vari. Chiaramente un paziente ottantenne con un'ischemia a seguito di un arresto cardiocircolatorio avrà una mortalità diversa per un'aritmia cardiaca, per esempio, rispetto a un cinquantenne che ha avuto un'ischemia dovuta, per esempio, ad un intervento di asportazione di un neurinoma. Quindi non abbiamo la possibilità di definire con certezza quali sono le cause. Sicuramente anche l'età più avanzata è una aspetto che, pur non fondamentale, concorre a questa cosa, ma non ci sono dati più specifici per risponderti, Paolo. Grazie Jacopo. Credo che possiamo chiudere questa interessante, davvero interessante esposizione, e vi rimando ai prossimi appuntamenti dei nostri Sinfercast. Vi anticipo che chiederemo la cortesia agli autori dei vari podcast di raccogliere la bibliografia più interessante per poi poterla diciamo pubblicare in modo che possiamo poi diffonderla a chi vuole approfondire. Ringrazio ancora il dottor Jacopo Bonavita e vi saluto, vi do un arrivederci ai prossimi appuntamenti.